Eccomi qua. Oggi prepariamo un pasticcio con radicchio e salsiccia. Gli ingredienti sono: allora, per la besciamella avremo bisogno di circa 65-70 grammi di burro, un po' di noce moscata, 70 grammi di farina e 1 litro di latte. Ovviamente un po' di sale. Per il radicchio abbiamo tagliato a pezzi molto piccoli circa 600 grammi di radicchio tardivo di Treviso. Avremo bisogno anche di una cipolla tritata finemente, di 800 grammi di salsiccia sbriciolata. Questa è proprio la pasta della salsiccia fresca fatta oggi dal macellaio. Avremo bisogno ancora di 100 grammi di parmigiano grattugiato, delle lasagne, circa 1,250 kg, e poi sale e pepe bianco quanto basta. Allora, nel fondo di una grande padella mettiamo circa un 10 cucchiai d'olio d'oliva extravergine. Avviamo la fiamma, appena l'olio è caldo, versiamo la cipolla. E lasciamola scottare. Quando la cipolla è imbiandita, versiamo la salsiccia e adagiamola nel fondo. Ecco, la salsiccia si sta cuocendo, ha anche cambiato colore. Siamo pronti per aggiungere il vino. Un bel bicchiere di vino bianco secco e lasciamo sfumare. Dopo 10 minuti di cottura della salsiccia mettiamo il radicchio in un'unica soluzione. Sistemato il radicchio, coprite e cuocete per circa 10 minuti. Di tanto in tanto mescolate. Dopo 10 minuti di cottura col coperchio, scoperchiate e lasciate asciugare un po'. La salsa a radicchio con la salsiccia ha raggiunto la giusta consistenza, possiamo spegnere. Il sugo è pronto. Con questo sugo ci potete fare tante cose, condire le lasagne sicuramente, ma potete anche farci un risotto, possiamo anche fare le tagliatelle, possiamo fare le pennette e tanto altro ancora. Prepariamo ora la besciamella. In un recipiente mettiamo 1 litro di latte e riscaldiamolo. A parte, sciogliete a fuoco lento il burro e poi aggiungete la farina e cuociamo per circa 2 minuti mescolando bene. Il burro si è appena sciolto. Ora la farina alla volta e poi mescolare, mescolare, mescolare. Ecco, è il momento di aggiungere il latte. Ricordate di lavorare molto bene, così evitiamo dei grumi dannosi. Vai, 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 vai. La noce moscata, vai tutta.
e continuiamo a mescolare. È il momento del sale. Portate ad ebollizione, sempre mescolando. Quando la besciamella a caldo ha raggiunto questa consistenza, spegnete la fiamma e siamo pronti. Ora cuciniamo le lasagne. L'acqua bolle, aggiungiamo qualche cucchiaio d'olio e incominciamo a sistemare dentro le lasagne. È importante mettere da parte ora un bel recipiente con l'acqua fredda. Appena le lasagne sono cotte, le metteremo a raffreddare. Prima di tutto col cestello in acqua fredda. Costruiamo la nostra lasagna, quindi la nostra teglia imburrata, il pan grattato, le nostre lasagne raffreddate, il nostro sugo e la besciamella. Mettiamo un po' di pan grattato sul fondo della teglia. Prima lasagna. Ecco il primo strato. E la volta del radicchio. Anche il nostro sugo radicchio. Sul radicchio un po' di grana. Secondo strato di lasagne. Le lasagne le mettiamo in modo ortogonale, cioè la prima in modo orizzontale, la seconda in modo verticale e così di seguito. Ecco il secondo strato, completato. E la volta della besciamella. Completata la besciamella. Un po' di formaggio grana per chiudere anche questa operazione. E vai col terzo strato, eh? Continuiamo così, sempre alla stessa maniera, e poi formiamo l'ultimo strato, quindi lasagne, besciamella e parmigiano, quindi terminare con la besciamella e col parmigiano e dei fiocchetti di burro. Proprio quasi alla fine della preparazione della prima teglia, poi ne prepareremo anche un'altra e un'altra ancora, che domani la famiglia è numerosa. Il parmigiano, veramente una buona quantità sull'ultimo strato, e poi dei pezzettini di burro. Siamo pronti ora per andare ad infornare a 180 gradi per 30-35 minuti. Le lasagne sono in forno. Si devono dorare in superficie, così. Abbiamo appena sfornato le lasagne, ecco, facciamo il taglio delle lasagne in questo modo. Ora noi porzioniamo per 6 persone. Ecco la prima porzione, ovvero la mia. Che spettacolo! Buon appetito a tutti!